Un successo di quelli di platino, la definizione calza a un Montevarchi Foiano assolutamente pieno di emozioni, con l'Aquila che la spunta in pieno recupero ed espugna per la prima volta il proprio stadio in questa stagione. Non aveva ancora vinto tra Coppa e Campionato al Gastone Brilliperi. Nell'Aquila Sunny Out, rilanciato dal primo minuto Desiderio, nel gioco degli under rimangono in panchina Lazzarini e Mannella. Prima del match, partitella tra bambini del 2007 e del 2008, davvero un bel vedere la scuola calcio del Montevarchi nell'intervallo. Poi tutte le squadre del settore giovanile sfileranno sulla pista dello stadio e poi confluiranno per ricevere l'applauso del pubblico al centro del rettangolo di gioco. Montevarchi e Foiano non si affrontano dal 1961, da 54 anni. Non c'è in campo tra gli ospiti Amaranto guidati da Roberto Fani Andrea Frio, che fu nel Montevarchi vecchio stampo 2008-2010, 2010-2011, prima del fallimento e della radiazione. Subito partita vera, Montevarchi che pigia sull'acceleratore e mette alla frusta gli ospiti in velocità. Al terzo minuto reclamano gli Aquilotti in tenuta bianca per un intervento prima di mano in area e poi su Daveri. Il tiro era stato di Corsi. Un minuto, il quarto, e Desiderio imbecca Sorbini. La palla forse sfiorata in mezzo dal velo di Vangi e il numero 7 del Montevarchi spreca un gran gol sotto misura. Al nono minuto poi il cross di Stefanelli e Smanacci liberali con la formazione ospite in difficoltà. Al dodicesimo però Mencagli in cucchiaio, una sortita del Foiano, per poco non beffa Lampignano. Al diciassettesimo Sorbini impegna da fermo in angolo liberali. Ancora Sorbini al ventiduesimo, steso da Fettolini in area. L'arbitro, il signor Montalto di Pisa, non ha dubbi, calcio di rigore sul dischetto Gabriele Vangi, che firma il suo quarto centro stagionale con un Montevarchi meritatamente in vantaggio. Ma il Foiano rialza subito la testa. Al venticinquesimo Fettolini a segno, ma c'è fallo di mano su azione d'angolo, l'arbitro annulla. Al ventottesimo Monaci però regala alla platea un gol da antologia in girata, palo e poi palla nel sacco. Si va a riposo sull'1-1, come detto sfilata delle squadre giovanili nel l'intervallo, con applausi per tutti, compresi istruttori tecnici e collaboratori del florido settore giovanile Aquilotto. Botta e risposta a lungo nella ripresa. Al settimo apre Vangi, girata che sibila fil di palo, replica Monaci all'undicesimo sotto misura, e poi c'è un doppio cambio nell'Aquila per cambiare le carte in tavola. Al diciassettesimo una girata deviata in angolo ancora di Vangi. Al ventiquattresimo l'occasione Foiano con Monaci, servito dal nuovo entrato Tenti sotto misura, ma Lampignano si esalta e salva il risultato. Due espulsioni. 34esimo Colombi, una ginocchiata a Ferri, a palla lontana, va sotto la doccia, poi viene espulso al minuto 38 anche il presidente Angelo Livi. Al 93esimo il Montevarchi tutto all'attacco, il cross teso di Stefanelli, la zampata di Bartolozzi. Il Montevarchi sorride per il primo successo tra le mura amiche, un successo di quelli pesantissimi. Al Foiano l'onore delle armi e qualche rammarico.